Ed eccoci qua, video incredibilmente atteso, boys! Tre casse mega, una cassa enorme, so tante, ma cosa ancora più importante, oggi finisce la stagione perché questo video uscirà lunedì, quindi queste casse verranno sostituite dalle casse di fine season. Volete l'apertura col Tortillon National? Like, quelli sono mi sembra 1500 per 500, 2000 like, iscrivetevi, campanella, codice Grax tutto a destra, codice Grax, primo link per fare la sub. Andiamo a giocare sede di potere perché deve boostare il contenuto, 3 megacasse, qualcosa deve uscire per forza. Metto Nida e oggi lo facciamo strano, lente in sede di potere, non la utilizzo penso da boh, forse un mese. Oh my god. No, state scherzando. Fermi, analizziamo questo team. Jinx, Grax con la G piccola e Pandex che entra con la lente. Ma di che vogliamo parlare, raga? Ma non lo faccio apposta. Voglio 3 win, poi big box opening. Non l'ho fatta apposta, giuro. Chiudete l'internet. Pandex mi scouta contro, in team, con la lente. Ovunque, ragazzi, è la mia ombra. Attenzione, perché dall'altra parte mi sembra un team importante. Dara, è buona. Ci può sta. Io è parecchio che non utilizzo Nita, quindi devo giocarmela bene. Bam, morto, però l'ho killata. 3 schiaccianti, 99. E torniamo in carreggiata perché le prime giornate di questa sede di potere, che la sto facendo un po' a caso, diciamo che la sede di potere è a caso, cioè rispecchia esattamente come la sto prendendo. Ma è giusto, un turno di riposo ci può stare. Tara va giù, Pandex può provare a fare danni importanti. Io vorrei caricare più che altro la ulti, l'orsettino, perché se carico l'orsetto automaticamente lo tiro da quella parte. Posso stunnare la taretta. Forse potevo anche evitarlo. Però penso che il mio Jinx Grax passa a Pandex. Cioè, immaginatevi a beccarvi contro un team fatto di 2 Grax e un Pandex. Incredibile! Si sono allineati i pianeti. Boni, voglio il 2-0. Voglio passaggio interessante. Facciamo un passaggio così un po' tra le linee. Jump il Corbus. Io non ho fatto in tempo. Pandex, un monster. Kill incredibile. Altri danni. Tara può fare la ulti e la fa. Devastante la ulti di Tara, mi è piaciuta. L'orsetto lo metto. Posso provare a togliere Shelly. E secondo me siamo sul 2-0. Se qualcuno la passa, se Grax ce la passa, siamo sul 2-0. Salvo. No, c'è sta Shelly con la ulti. Passaggio sul Pandex. Mi carico la ulti al volo. Voglio utilizzare l'altro stun. Grazie. Primo 2-0 che entra. Bene. Andiamo a bussare il contenuto se sono tutte win. Io ve lo dico. 3 skip luminosi. 3 skip luminosi, sono sicuro. Pocio, Spike, Tara. Stavo dicendo, secondo me Pandex ha una sorta di orologio biologico che sa esattamente quando deve cliccare il pronto per entrare in partita o la lente per entrare nel team. Perché se no, raga, non si spiega. Botta de lag incredibile, calmi che mi ero stunnato. Devo recuperare vita per poi fare un triplo colpo e caricare l'orso. Il Pocio si sta avvicinando. Pandex le tiene alti. Pocetto lo devono nerfare perché è troppo OP. Occhio alla Tara. Spike potrebbe andare giù. Spike forse lo tolgono. Si va a curare. Non ho ancora l'orso. L'orso però lo metto. Non ho fatto in tempo a metterlo. È comunque molto difficile segnare in questa mappa qua. Raramente si vedono partite sul 2-0. Salvo se ci sono Frank, il primo che jumpa e rompono tutto, ovviamente. Io devo caricare un altro orso. Ancora non ho messo gli stun. Però fidatevi che sembra molto complicata questa, eh? Passaggetto in avanti, Pan de parte, da solo in volata! Let's go, 1-0, ragazzi. Grax si rimangia tutto quanto. 1-0, ma non ho l'orso. Non ho ancora l'orso. Mi serve l'orso assolutamente. Orso caricato. Se tipo piazzo un orsetto lì e metto in difficoltà il Pocio schiacciandolo malamente. Distrutto il Pocius. Ho anche il gadget, però l'orso me lo sciolgono. Ho capito. Questo è un video folle. Inutile che ci giro intorno. Questo è un video folle. Seconda schiacciante, proviamo la terza. Brock, Sandy e Jessie. Ok. Vabbè, diciamo che non è impossibile. Team abbastanza tranquillo. Quello che muore per primo so sempre io, regà. Il primo sangue so sempre io. Jinx Grax cerca di tenere alto il nome di Grax. Pandex mi sa che l'ha killati tutti. Manco faccio in tempo andare avanti, regà. C'è un Grax che segna più di Grax! È un casino! Cioè, questo Grax è troppo Grax! Ma spinnano pure, non so se è una sniperata. Ma che ne so, ragazzi, che sta succedendo? Magari hanno visto che abbiamo
due nomi uguali, non lo so. Ragazzi, ci sono cose a cui non si può rispondere, non si può trovare una risposta. Grax da solo. È iniziato come un video folle, speriamo finisca con altrettanta follia. Io ringrazio Pandex e Grax. Per omaggiarli gli faccio un emoticon pazzesco e preparatevi perché domani arriverà anche l'apertura do pacchetto numero 13. Ragazzi, siamo a 650 gemme. Io faccio un emoticon mostruosa per celebrare il tutto, la migliore. Li saluto e vado ad aprire le casse. Ovviamente si comincia da quelle enorme, poi la singola, poi la doppia. Ci pigliamo tutto quello che è nostro e siamo a 145.000 punti stellari. Hai voglia quanta roba prenderemo con questi punti. Aspettiamo sempre l'aprimi. Ti prego, io chiedo solo una cosa. Non mi servono nuovi brawler, niente. Il gadget di Jackie. Please, gioco il gadget di Jackie. Lo schifo più totale. Primo mega cassa, è incredibile che non esca. È assolutamente incredibile. Aha, ve l'ho detto, la serie di potere boosta il contenuto. Skip luminoso, 492. Alla prima mega cassa ne mancano altre due. Quindi please, game, un bel gadgettino che poi me lo posso ritrovare per le prossime sedi di potere fatte bene, non come quelle che stiamo facendo in questi giorni. Ti prego! Via, regà, lo stecchino che spara da tutte le parti. Meglio averlo che non averlo, ovviamente, eh. Mega cassa per due. Il momento tanto atteso. 3.000 punti stellari che sommati ai punti precedenti. Andiamo a 5.000 spesi, 140.000 precisi. Te prego, questa è la prima. Un altro skippettino. 349. Abbiamo l'ultima mega cassa. Ti prego, game, dammi un altro skippetto, te prego. C'ho bisogno di roba buona. Vado. Aprimi. Siamo anche senza il tortiglion che un po' mi manca. Sono sicuro che qui dietro c'è uno skip luminoso. O magari due. 525 sordi che non ci faccio niente. Raddoppia gettoni che è comodo. Sapete perché, ragazzi? Perché domani concludiamo il pass. Un solo skip luminoso su 5.000 punti stellari. Ma che sfiga. Sempre meglio di niente, eh? Poteva anche non darci nulla. Ragazzi, vi chiedo un pollice, un'iscrizione, campanella, perché avremo un'altra sessione di casse da aprire, punti stellari insieme al tortiglion. Like, iscrizione, campanella. Codice Grax in the shop. Preparate le poche gemme perché venerdì io voglio vedere un drop, ragazzi, di shoppate su Instagram, di tag Instagrax, su Iris Retro, proprio a pioggia, a cascata. Primo link per fare la sub e per entrare su Discord. Voglio bene. Eccolo, Willy, sub finale. Ciao belli, ciao ciao.